Buongiorno regà, bentornati al canale e benvenuti in questo nuovo video. Avete visto qua dietro che quadruccio, ho messo il ruscello con tutti gli eserci, con le piante, vedete che sballo? Vabbè, forse avete a dire, ma che me frega me del ruscello, faccio vedere il video. E mo ve lo faccio vedere. So, come avete visto dal titolo, oggi facciamo il tour del nuovo studio apartment. Quindi mi raccomando, mettetevi comodi, piegate una bella sdraia, aprite l'ombrellone, tirate una sacchetta di cemento per terra con tutta sabbia, piantate l'ombrellone, piantatevi in ghiacciolo. E sparate questo video. Per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale Marco No Frames e poi qua sotto Instagram e Facebook con le info giornaliere. Sigla! Un papamo un po' d'indonesiano, sotto te mangio anche manamana, mi raccomando, subscribe, lonceng, share, comment, sama te mangio che luerga, everybody, ciao! Hai visto? Ho cambiato lo sfondo, guarda che lampadona che vi ho messo qua dietro, se mi piaceva ruscello, va bene così. Allora, sto video sarà un po' lungo più del solito, nonostante dobbiamo fare solo il giro del qua dello studio, però vi devo spiegare un po' le cose. Sicuramente vi sarete fatti una domanda, ma perché vi state spostando da una parte all'altra ogni volta? Allora, innanzitutto perché è all'ex studio apartment, quello dove stavamo l'altro mese, al The Spot, questo qua vi metto il nome, che poi vi lascio il link in descrizione alla fine, andate a vedere pure quello là dei video. I prezzi sono sballati da circa 1000 euro, sono andati a finire a circa 1400 euro al mese. Che ve lo traduco in rupia indonesiana, sono quasi, arriviamo quasi a 25 milioni di rupie al mese. Tanto per. Dice perché ci fa il paragone con le rupie? Rupie, vabbè, perché sono stato tanti anni in Indonesia, quindi ve lo do qualche nozione, qualche info, insomma, a livello monetario. Quanto costa qui affittarsi uno studio, un appartamento, qualcosa, giusto per fare una comparazione. Quindi cercando sempre in anticipo, circa un mese prima, come al solito, su booking.com, che abbiamo la nostra Genius, il nostro sconto del telefono, che raggiungiamo quasi il 30%, abbiamo trovato questo qui, e ve lo metto qua, Smartman, è dove siamo adesso. Che quindi vedete, vi metto qua lo screenshot, ve lo metto qua, vedete? Dal 15 marzo al 13 aprile abbiamo pagato 1.094 euro, vedete? Per 29 giorni circa. Tradotto in rupie, 19... 6.000 blas giuta, 19 milioni di rupie. Abbiamo già esteso anche il secondo mese, ovvero questo, fino al 12 di maggio, che vi faccio vedere qui, come vedete. Quindi 14 aprile, 12 maggio, abbiamo speso, vedete, 1147 euro, ovvero quasi 20 milioni di rupie. Dua pulu juta rupia. Sicuramente voi starete a chiedere, ma perché vi affittate un appartamento, una casa, una camera, una stalla, una barca, invece di sta spendendo tutti questi soldi? E mo' ve lo dico subito, siccome qua in Germania c'è una grossa difficoltà nel trovare gli alloggi, qualsiasi tipo in generale, e quando li trovi, i requisiti fondamentali sono che ci devi avere almeno 3 mesi di busta paga e 2-3 mesi di deposito cash che dovete dare in anticipo. Quindi, in questa situazione di crisi mondiale, crisi economica, io preferisco giocare in questo modo, così non devo dare nessun deposito. E adesso bando le ciance, occhialoni messi. Occhialoni significa adesso che scendiamo giù da sotto e vi faccio tutta la parte esterna prima, quello che c'è intorno, bla bla, e poi saliamo fino su in camera e continuiamo con il resto del video. Andiamo di sotto, dai! Aiuto dunque, Bawa! Allora, raga, eccoci qua. Mi sono messo qui all'incrocio. Questo qua dietro è dove siamo adesso, vedete? Smartment si chiama, ecco qua. Mi sono coperta la faccia. Vedete? Qui c'è sta tutto sto coso che è una sorta di raccordo anulare. La zona è sempre Schwabing, solo e qui siamo nella zona nord. Qui sotto, come vedete, è una zona prevalentemente di uffici. C'è sta qualche negozietto, mo' ve lo faccio vedere. Da quest'altra parte, se andate da quest'altra parte, se attraversate qui la sulla tangenziale, di qua, a 10 minuti c'è la U6, la metro, fermata della metropolitana U6. Invece, mo' andiamo dritti e vi faccio vedere cosa c'è. Adesso vi faccio vedere, c'è questo qui che è David, vedete, David, Dean e David. Qui fanno insalate, bowl, riso, tutta roba healthy. Mo' vi faccio vedere, vedete che sta proprio, questo è dove stiamo noi, quindi questo sta proprio dentro. C'è sia questo che mo a breve penso che apriranno. Ecco qua.
Invece di qui, dopo 20 metri, sempre lo stesso stabile, c'è il Bonjour Monique, che è tipo una sorta di coffee shop, che adesso è ancora chiuso, non è operativo purtroppo. E poi niente, qui dietro c'è tutto sto parchetto. Vi faccio vedere il parchetto qui dietro. Se volete venire a correre, volete andare a fare una passeggiata, ci sta un po' di verde, un po' di zigibawi. E qui dietro a sto palazzo c'è la fermata del tramvetto, 7 minuti a piedi, c'è il numero 23. Quindi pure là ben collegato. Invece di qui, andando di qua, circa 10 minuti a piedi da questa zona, dietro a sti palazzi, ci sta Rewe, DM, insomma tutti un po' i supermercati, quelli che servono. Quindi questo è un po' più meno centrale, diciamo, a piedi dovete farvi una camminata. Invece ho The Spot. Scendevate sotto e c'era di tutto, sia i mezzi di trasporto che negozi e roba varia. Vabbè, fatta sta piccola camminata sottostante, mo bene, se ne andiamo dentro e vi faccio vedere il resto. Partiamo dalla reception e andiamo su. Ovviamente qua di tira, come vedete, c'è pure l'Ibis, quest'altro hotel, ma non ci frega una minchia. Vabbè, mo adesso entriamo e faccio vedere questa all'entrata. Qui c'è la zona biciclette, vedete? Qui potete mettere le biciclette. Qui c'è la zona pre-entrata che vi scongelate appena entrate qua. Qui c'è sempre la zona per far check-in. Qui c'è sta roba per necessità. Qui diamo la solita pacchettata, si apre. Questa è la zona reception, come vedete è molto più ampia rispetto a quell'altra. Qui di solito si fa reception. Qui di solito lasciano la roba dei pacchi Amazon e via dicendo. Divanetti, qui c'è la zona cassetta delle lettere, ognuno c'ha la sua, due ascensori, vedete? E qui c'è tutta la zona relax, se volete fare col computer, telefonate, roba varia, insomma questo può essere sfruttato. Quindi la grandezza rispetto a quell'altro qui è molto più, decisamente più grande. E qui c'è tutta la vista di fuori da tangenziale. In più qui c'è sta zona qui, se vuoi utilizzare caffè, PC vari, bla bla bla, può essere utilizzata. Scaffali, via dicendo. Poi c'è la macchinetta qui per prendere snack, automatica. E via. Adesso vi faccio vedere prima la zona lavanderia e poi se ne andiamo su. Lavanderia che sta a meno 1. Vedete, qui c'è la zona lavanderia. Vediamo un po'. Speriamo che non c'è nessuno. Eccola qua, washing machine. Tacchettiamo. Non c'è nessuno, meglio così. Qui ci sono le solite cialde, qui ci sono le lavatrici, qui c'è zona lavatrice e qui c'è la zona tutte asciugatrici. Qui è come il sistema di quell'altro, vedete? E via, tutto a posto. Secchiello, lavandinetto, termosifone e via. Adesso usciamo. Adesso, sesto piano e se va. E qui entriamo nella zona, sesto piano. Questa è la camera nostra, prima di entrare adesso vi faccio vedere questa zona tipo sgabuzzino che può essere utilizzato da tutti. Adesso vi faccio vedere, questa è tutta roba che può essere utilizzata. C'è lo stendino, c'è il coso elettrico, aspirapolvere, per stendere i panni, per stirare i panni. Qui è dove si mettono le carte, plastiche, roba varia qui. Qui sono un po' overweight, ma oggi sicuramente vogliono levare, ci sono queste spazzolette, carta igienica, tutta sta roba, tutta questa a disposizione può essere presa e poi ovviamente rimessa a posto. Mo dalla camera qui dello sgabuzzino se ne andiamo in camera nostra e cominciamo il tour. Dai. Allora, raga, adesso Chuck si gira, famo sempre il tour di sto studio apartment, che mo vi faccio subito vedere. Questo è il grande ingresso, sto con le spalle alla porta. Quindi abbiamo l'entrata, luci varie, qui c'è il solito regolatore diciamo, aria condizionata per
Quando fa freddo, attacca panni tua, qui c'è la zona scarpe, ciabatte e via dicendo. Un bello specchio large size, come qua, questo so io. Poi, qui abbiamo un bel armadio a muro, large size, ma ve lo sparo, vedete? C'è qui, bei scaffali, qua sopra ci mette altra roba, e qui c'è l'altri Ziggy Bawi, scaffali, via dicendo, bla 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 e trick ballack. Qua ci abbiamo I Love Joe Bowie. E via. Ok, dopo l'ingressino qui abbiamo la grande entrata. Vedete? Questo qua, sto studio è decisamente più grande rispetto a quell'altro. Dopo vi metto la metratura. Quindi andiamo subito in cucina. Cucina ci abbiamo i soliti scaffali col nostro microonde, padelle, microonde, padelle varie, aggeggi, capsule, bottioni. Ok, tamantaman. Sono Katankatan, sai a giocare a base indonesia, abbiarti da lupaia. Ogni tanto parlo indonesiano, se no qua mi scordo. Vabbè, andiamo avanti. Qui, lavandino, la zona lavoro rispetto a quell'altro è decisamente più... vedi qua, mi sono scordato, ma andiamo a fuoco tutto. Dicevo, è decisamente più grande rispetto a quell'altro studio. Quindi abbiamo le solite, c'è questo che è molto molto utile per mettere le posate, del là non ce l'avevamo. Air toast per farsi i toast la mattina. Qui c'è per farsi il solito americano e via dicendo. Air tè, quello che vi pare, la camomilla. Soliti gingilletti che si trovano qui, coltello. Qui abbiamo la... ecco qua, si è bruciato, lo sapevo io. Qui scusate che stavo a mandare a fuoco tutto. Comunque, dicevamo, padelle varie, gingilli, attrezzi vari, utensili, piastra piccola e piastra un po' più grande. Macchinetta del caffè sempre operativa, sempre pronta alla guerra, sempre col caffè pronto, fanno in guerra. Poi invece da sto lato ci abbiamo, che è un po' più stretto, però va bene, dai, ci stanno i soliti bicchieri di vino, tazze del latte, quello che vi pare, i bicchieri, questa è roba nostra. Tazzine per il caffè, perché abbiamo anche qui la macchinetta per fare il caffè. Quindi questo si chiude, track. Qui abbiamo lo Ziggy Bawi che si apre, luce, aspiratore, vedete? Com'è del là, vabbè. Qui si chiude. Frigorifero, eccolo qui, stessa grandezza di quell'altro, non cambia niente. Col freezer piccoletto. Ad aggiungere culca a sinistra, ma se per te lui, eh? Poi qui abbiamo zona posate come al solito, e che da qua, bella rifornita, cavatappi, della c'era molta più roba, eh? Un po' più dei dettagli, invece qua di meno, però vabbè. Qui abbiamo la differenziata, plastica, carta e umido, monnezza, la grande monnezza, e poi abbiamo una grande novità, Disney Kita da News Luar Biasa. Qui abbiamo pure la Ziggy Bawi, c'è la lavastoviglie con tanto dei cialde e via dicendo, che non so dove stanno. Mo. Lavastoviglie, bella qua e che da qua. Quindi questo è un grande plus rispetto a quell'altro. Vabbè, questa è la cucina. Poi passiamo all'angolo zona soggiorno. Di là c'avevamo lo studiolo angolo L, se vi ricordate. Qui invece abbiamo un bel tavolino che si può mangiare pure in quattro, ma i 6 ce ne stanno solo due. Una, due. E due poltrone, una e un'altra che dà là. C'è sto pallone che è un po', non è tanto per la quale che quando mangi, come vedete, quando tu mangi, mo non so se si vede, perché quando tu mangi e ti metti a sedere qui, c'è sto pallone, tu accenni, c'è sto sole che ti squaglia tutta la capoccia, infatti ti metto occhiali da sole, capito? Vabbè. Comunque, Bashur, questa zona è studio e per mangiare. Qui abbiamo i gingilli, computer, questo abbiamo il Nokia, c'ha sto coso, c'ha 13 anni sto coso circa, ancora va, top, vabbè. Qui abbiamo tre scaffali, qui c'è sta Philadelphia dappertutto, no scherzo, questo c'è quello che metterci gli spicci. Qui abbiamo i nostri grandi dupa che sono gli incensi balinesi, questi ragazzi servono, sono fondamentali. Per me sono i migliori che si trovano giù a Bali, eccoli qua.
Questi li uso da sempre, perché ogni tanto si appiccia pure questo, perché l'odore di Bali tocca avercelo sempre sotto al naso. Questi sono fatti a Bali, vedete? Dupa, incenso, sono spettacolari e vanno fino a 2 ore. Poi magari vi lascio il nome sotto di chi li vende, così se mai li contattate fate come vi pare. Comunque questi sono spettacolari, ragazzi, sti due Dupa. Calo de manteman maunin antisai ca si tau di descripsi no morian giualini ini luar biasa arum minta ampun un tocco minguini un tutte manteman salamata rigalungan dan cuningan. Vabbè, andiamo avanti. Trus, qui abbiamo due grossi finestroni, come vedete. Qui l'affaccio non è dei migliori perché siamo in una zona interna, ma che ce frega, che dobbiamo fare. Sesto piano. Qui abbiamo il grande televisore, questo tipo quell'altro, 32 pollici mi pare, come vedete. Qui abbiamo la nostra Nespresso per fare caffè con le cialde, con le tazzine che stanno da là. Qui ci stanno altri due mobiletti, qui ci sta, vedete, ci sta pasta dappertutto, esce pasta fuori dappertutto, che ce l'hanno mandato l'altra settimana col pacco da Roma, da Torpigna, mio padre e mia madre. Che poi faremo un altro unboxing, il prossimo. Quindi bla bla. E qui abbiamo la zona letto, quadro di dietro con l'eserci, col fiume lì che tutto è. Qui si chiude, ovviamente c'è quella per oscurare di giorno, di notte. E questo è il letto. Qui c'è tutto il cosetto, un poggiacoso per metterci l'acqua sopra, che il caffè, occhio a quando dormite, mannate tutto per terra, vanno affiate col caffè o l'acqua. Qui ragazzi, zona materasso, questo qui è molto molto più duro rispetto a quell'altro, quindi è molto meglio. I cuscini fanno schifo come al solito. Cuscini proprio non te soffochi, metti la capoccia da affonni e te soffochi direttamente. Quindi cuscini pure qua, pollicione in giù. E poi passiamo al bagno. Bagno leggermente, no, una grandezza simile a quell'altro, forse quell'altro è un po' più grosso. C'è cioè il doccione cipollone, eccolo qua, cipollone. Doccia normale, acqua calda a non finire, asciugamani, niente. Poi qui c'è il grande specchione, quello so io. Specchio questo, prese, scaffali. Qui c'è la zona scaffalatura al bagno rispetto a quell'altro, è molto meglio. Ci sta molta più scaffali, è molto più organizzato. Secchiello, tazza, bla bla bla, e fine della storia. Grande pecca, qui hanno fatto, ci hanno messo la porta mezza trasparente, che se tu inviti qualcuno ti viene al bagno, oltre a che si sente, metti la radio a palla e più se intravede. Quindi questa grande pecca comunque, eh? Vabbè, però non ci frega niente. Quindi giro de Peppe se lo siamo fatto. Mi raccomando, mettete un bel like e commentate sotto, fatemi sapere se vi piace questo studio, condividete con tutti i vostri amici. Dai, cerchiamo di arrivare a 1000 sugli iscritti prima della fine di quest'anno, se no non arriviamo più. E dopo di questo, che altro? Mi raccomando, seguitemi su Facebook, Instagram per le solite impappate. E ci vediamo al prossimo video. Qui da Monaco de Baviera, poi si è chiuso. Oh, mi raccomando, qui già stiamo già organizzando per farvi il video per il nuovo lavoro. Quindi abbiamo il nuovo lavoro, state belli impappati, che vi faccio vedere di che cosa si tratta.